2016-2017 a cui credo siamo ritornati dopo la mancanza di 3 anni, e direi che abbiamo presentato tutto nuovo, non c'è nulla di quello che abbiamo. Quello che abbiamo è in normale produzione, qui abbiamo presentato dei modelli completamente nuovi. La missione di Archeda è appassionare, emozionare, innovare e rinnovare. Abbiamo presentato in controtendenza, direi, del mercato, che è tutto moderno, invece noi abbiamo presentato un classico, il modello Seta, e lo abbiamo presentato in varie tipologie di finiture, in legno nelle varie tipologie delle colorazioni, nel passepartout leggermente classico, un classico moderno, un industrial, dipende come viene messo nel contesto. Un modello che oggi piace, che completa l'azienda, perché mancava questo modello, e quindi anche da parte dell'azienda una responsabilità di dare un servizio completo al cliente, che oggi dai propri clienti presenta un'offerta ideale e completa. Abbiamo poi presentato il wood, un legno che mettevano nelle impalcature, quindi con bruciature di sigaretta, con malte che usavano gli operai, lo abbiamo portato nel mobile. Anche lì abbiamo messo dei lavabi in acciaio, abbiamo fatto delle carture in corten, in acciaio o in rame, che lo inducono ad essere completamente industrial, completamente vissuto, ma completamente essere natura portato nell'arredamento. Abbiamo poi presentato un inserto nuovo dove c'è massima importanza della piastrella. La piastrella, che oggi è design, entra nel mondo dell'arredamento dei mobili, del design, per dire: io faccio il rivestimento della parete con il piano, con il lavabo, vado a riprendere queste tipologie di arredamento e lo rendo tutto un insieme. Vogliamo portare il Made in Italy nel mondo, vuol dire la passione italiana, vuol dire il design italiano, che è la Ferrari italiana, che è tutto ciò che noi italiani in maniera creativa riusciamo a fare, riusciamo a cambiare, riusciamo ad essere unici. Dobbiamo farlo con passione, con creatività costante, con design, non perdere il mordente che abbiamo e la creatività, ripeto che ho detto prima, che è quella che ci identifica e ci rende unici.